Lo sapevi che puoi utilizzare 5 pentatoniche su un solo accordo, su un accordo di maggiore settima? La risposta è sì, e in questo video ti spiego il perché. Prima di andare avanti nel video, ragazzi, vi ricordo una cosa molto importante che solitamente la dico alla fine del video, quindi pochi di voi magari lo ascoltano, è di ricordarvi sempre di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Se sei qui per la prima volta, iscriviti al canale, poiché queste semplici azioni che non costano niente a voi aiutano tanto a crescere il canale e a condividere di più questi video con altri utenti interessati appunto all'argomento. E vi ricordo anche di supportare e sostenere questo canale con una donazione libera offrendomi un caffè su Ko-Fi o di supportarmi abitualmente su Patreon. Sono veramente cifre bassissime, ma veramente aiuterete tanto questo canale e aiutate me, che questo è il mio lavoro. Andiamo avanti con il video. Prima di tutto facciamo un ripasso di che cos'è una scala pentatonica. Una scala pentatonica è una scala composta da 5 suoni. Per vederla in modo più semplice possibile, basta che in una scala maggiore noi omettiamo il quarto grado e il settimo grado. Omettendo questi gradi già creiamo una scala pentatonica. Se vogliamo vederla da un punto di vista di gradi, la scala pentatonica è formata da primo grado, secondo grado, terzo grado, quinto grado, sesto grado. Come sapete, qualsiasi scala maggiore ha la sua relativa minore, questo accade anche nelle pentatoniche. Quindi la relativa minore della scala pentatonica di Do maggiore è La minore, che anche in questo caso è così composto: primo grado, terzo grado bemolle, quarto grado, quinto grado e settimo grado bemolle. Quindi già, ad esempio, queste due pentatoniche sappiamo con certezza che possiamo utilizzarle sul Do maggiore settima, ok? Ma in realtà possiamo estrapolare altre tre scale pentatoniche dalla scala di Do maggiore. Ovviamente due sono diatoniche, altre due sono diatoniche, e l'ultima è modale, si utilizza in un contesto più modale. Ok, adesso tutta questa teoria che vi ho detto la applichiamo sulla chitarra. Ok, allora prendiamo come esempio la scala di Do maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? Se omettiamo il quarto e il settimo grado, creiamo una scala pentatonica maggiore. Quindi se omettiamo il Fa e il Si, creiamo una scala pentatonica di Do. Primo grado, secondo grado, terzo grado, quinto grado, sesto grado. Ok? Come sappiamo, se noi partiamo da La, creiamo una scala pentatonica minore, perché come sappiamo ogni scala maggiore, come abbiamo detto prima, ha una sua relativa minore. Ok, la scala minore pentatonica è formata dal primo grado, terzo grado bemolle, quarto grado, quinta perfetta, settimo bemolle, e poi ovviamente andate a risolvere sul La, ok? Però sono sempre note che fanno parte della scala maggiore di Do, ok? Quindi ad esempio già il primo trucco, potete partire a fare un'improvvisazione sul Do major 7, partendo da La ad esempio. Vi crea già un sound diverso, perché voi andrete a prediligere le note di una scala pentatonica specifica, ok? E anche vi soffermerete, vedrete come nota focus non più la tonica, ma appunto un'altra nota che fa parte della scala maggiore di Do. Inoltre il La è una tensione, è una sesta, crea molta tensione, quindi creerebbe comunque già un linguaggio interessante, ok? Le altre due diatoniche sono il Mi minore pentatonico e il Sol pentatonica maggiore, ok? Che sono praticamente anche in questo caso le stesse note. Quindi ad esempio su un Do major 7 potete suonare un Mi minore, quindi partendo dal Mi, Mi minore pentatonico, quindi Mi, Sol, La, Si, Re. Questo è molto interessante perché ovviamente andate a toccare delle note che creano molta tensione, molta interesse a livello sonoro, perché questa è la terza maggiore, partendo da una prospettiva del Do. Il Sol è una quinta, il La sarebbe una sesta, e vai a toccare la settima maggiore, nota molto caratteristica, e vai a toccare il Re, che in relazione al Mi è la settima bemolle, ma in relazione al Do è la sua nona. Ad esempio il Mi è una scala che ti consiglierei subito di utilizzare, pentatonica minore di Mi sul Do major 7, perché vai a toccare delle tensioni molto interessanti, ok? Sesta, settima e nona, ok? E ovviamente la relativa maggiore del Mi minore è il Sol, quindi ad esempio
Se voi siete in Mi, usate come focus il Mi. Se volete prendere come focus il Sol, potete incominciare l'improvvisazione dal Sol. Anche in questo caso la pentatonica maggiore di Sol è formata da Sol, La, Si, Re, Mi, Sol, ok? Arrivati al Sol siamo già a quattro pentatoniche che possiamo utilizzare sul Do maggiore. L'ultima possibilità è quella di utilizzare una scala pentatonica maggiore di Re del secondo grado, che introdurrebbe, se noi seguiamo la sequenza di come creare una scala pentatonica maggiore, sarebbe Re, Mi, Fa, diesis, La, Si, Re. Però voi mi direte, cavoli, c'è il Fa diesis, è una nota non diatonica. È vero, infatti questa scala pentatonica maggiore di Re sarebbe da utilizzare se state suonando un Do major 7 con la quarta eccedente, con l'undicesima diesis. Quindi in una situazione più modale, ok? Però comunque è una possibilità che potete utilizzare. Ovviamente potreste inserirlo più facilmente in un contesto modale, ma comunque è una possibilità che potete utilizzare. Quindi abbiamo visto 5 pentatoniche che possiamo utilizzare su un accordo di major 7, ovviamente perché funzionano quelle diatoniche, perché in fondo sono sempre le stesse note che fanno parte della scala maggiore di Do, solo che è utile sapere, vedere queste scale in questa prospettiva come abbiamo spiegato oggi, poiché ad esempio se c'è un vamp di Do maggiore, potreste invece di pensare sempre comunemente di partire dal come nota focus il Do, ma di partire come note focus altre note della scala di Do maggiore, quindi che può essere Mi, può essere Sol, può essere La, ok? Finché, ad esempio, se siete proprio in un contesto modale, che c'è ad esempio un vamp o appunto un pedale di Do, potete già ad esempio mettere un Fa diesis, partire ad esempio già con una pentatonica maggiore di Re, quindi introducendo poi il Fa diesis e quindi suonando in modo molto moderno. Spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.